Gridano assassini, gridano Draghi vaffa. Mi chiedo se prende le distanze da questo tipo di cose. No, io rispondo per quello che dico io e ciascuno risponde per quello che dice. Non me ne frega che una sua collega governatrice dica invece. Mi frega di me stesso, io sono Alessandro Pagano. Che è in prima linea. Ascolti, lei non mi provoca. Lei è bravissimo, ma non mi provoca. Fermi! È stato un omicidio da parte dello Stato, dottor De Donno è stato assassinato. Siri, una piazza che dice De Donno è stato assassinato e Draghi va, per lei non è un problema. La piazza è la piazza. Non so se lei sa come piazza delle organizzate. Ma lei non sa come che dice vaffa al vostro presidente del Consiglio. No, scusi, la piazza è una piazza spontanea. Non si sente di prendere le distanze. Non è organizzata, è una piazza spontanea. C'è un comitato che è organizzato fra i culè e fra i promotori. Gridano assassini, gridano Draghi vaffa. Mi chiedo se prende le distanze da questo tipo di cose. No, io rispondo per quello che dico io e ciascuno risponde per quello che dice. Ma non è che io posso rispondere per il ragionamento. Uno si uccide per una causa, gli togli il lavoro, gli togli il plasma, lo tratti come un delinquente, è stato ucciso. Libertà per i ragazzi. Quando su provvedimenti ci sarà la fiducia, vediamo state in maggioranza. Vediamo se ci sarà la fiducia. Noi cominceremo a presentare un tot di emendamenti, a partire da quello sui bambini, che è la prima cosa da fare, è togliere i bambini da questo discorso. Volevo leggere però anche le obiezioni, no, di chi non la pensa come voi. Ad esempio c'è chi dice: per i giovani e i giovanissimi vaccinarsi significa poter tornare alla didattica in presenza e in sicurezza. Ci sono degli studi precisi che dicono che il luogo di contagio non era la scuola. Questo fatti anche prima che esistessero i vaccini, ma meno che mai adesso. Questa cosa la dice la governatrice leghista della Umbria, la Tesei. Sbaglia la sua collega di partito. La pandemia in Umbria. Quando c'è qua la Donatella Tesei, discuto con la Donatella Tesei. Io dico che dal mio punto di vista, le frasi sai benissimo che mi sembra abbastanza netta. È una vita che sento le frasi proprio riportate. Le sto usando una frase di una sua collega proprio per evitare che diciate. Sento le frasi riportate in una certa maniera. Quando c'è qua la Donatella Tesei ne discutiamo. Potrebbe anche pensarla diversamente, a me proprio, guarda. Ehi, fate schifo! Fate schifo! Sulla questione Green Pass c'è chi dice il Green Pass non è un problema ma lo risolve, non deve preoccupare gli operatori turistici, è lo strumento che serve a lasciare aperte le attività e non chiudere. È una sciocchezza, perché il Green Pass non è che va modificato, è una obrobio giuridico, perché non viene su una emergenza medico-sanitaria. Questa sciocchezza però l'ha detta il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che è anche un suo collega di partito. Dice sciocchezza Garavaglia. No, io dico che il Green Pass non è... Però la frase arriva fuori, il Green Pass è di Garavaglia, cioè, quindi voglio dire... Il Green Pass non è che l'ha fatto Garavaglia, l'ha fatto il però governo. Garavaglia lo sostiene, non la mette in imbarazzo. Ma non è... È uscito all'unanimità questa cosa qui ed è stato, e diciamo grazie ai ministri della Lega, che non vi è stato questo Green Pass, diciamo, così forte, è stato più moderato. Il Green Pass viene utilizzato in quelle situazioni a maggior rischio per evitare i problemi di rischio contagio. Sono misure di mitigazione che servono a non chiudere. Ma quando erano aperti i ristoranti e si poteva andare con il distanziamento nei tavoli, eccetera, gli hanno mai chiesto il Green Pass o il tampone? Allora, c'erano ancora i vaccini e non c'era ancora. Tampone c'era, però, e come?
c'era il tampone o no? E allora gli hanno mai chiesto, a me non mi hanno mai chiesto. Questa cosa, questa esercitazione che le ho fatto è di Massimiliano Fredriga, governatore leghista della Friuli Venezia Giulia. Quindi Fredriga sbaglia, i vostri governatori che gestiscono la pandemia da un anno e mezzo sbagliano. Non mi incastri con le domandine, evidentemente su c'è una situazione diversa da tutta Italia. Bianca al momento il Friuli. Ma evidentemente lì hanno partito e, hanno, e avranno delle situazioni tal. Il punto è questo però, che c'è una piazza che è Novax e ci sono i governatori, ci sono i governatori vostri che gestiscono la pandemia da 15 mesi che dicono servono vaccinare i giovanissimi e serve il Green Pass. Non è una contraddizione. Ma no! Draghi presentando ha detto chi non si vaccina muore o fa morire. Chi conosce da vicino la pandemia è d'accordo, dice chi non si vaccina può morire, è un dato scientifico. 4 persone su 10 che finiscono in terapia intensiva perdono la vita, ci vanno i non vaccinati. Il problema è che sulla questione vaccino siamo in una fase di sperimentazione sulla quale i dati sono molto contraddittori. Abbiamo purtroppo persone in terapia intensiva o purtroppo defunte che pure erano vaccinate. Non possiamo costringere le persone a trattamenti che sono sperimentazioni vaccinali. Questa frase che le ho letto però è del governatore del Veneto Luca Zaia, suo collega di partito. Perché Zaia, che gestisce la pandemia da 15 mesi, tutti questi dubbi non ce l'ha e dice bisogna vaccinarsi o si muore? Torno a dire, io non sono assolutamente contro la vaccinazione, già l'ho detto prima. Le persone debbono però essere informate, debbono essere come dire, coinvolte, convinte, ma non possono essere costrette. E il Green Pass in una... Zaia è un altro che vuol costringere a vaccinare, Zaia è uno che quindi anche lui vuole costringere le persone a vaccinare, se dice se non vi vaccinate rischiate... Non mi risulta che in Veneto abbiano fatto qualche provvedimento che esclude le persone non vaccinate da attività basilari. Sostengono gli interventi del governo. Un conto è sostenere, un conto è costringere, sono due cose completamente diverse. Da genitore e in generale da esponente politico che pensa di difendere da un punto di vista sociale questo sacrosanto diritto della tutela della salute dei bambini, creare le condizioni perché non vengano vaccinati è assolutamente indispensabile. Ho detto no, onorevole, però no, la replica me la deve far fare, perché c'è anche chi dice che giovani e giovanissimi, per giovani e giovanissimi vaccinarsi significa tornare in presenza in sicurezza a scuola, non è vero? Lo dice la sua collega governatrice dell'Umbria Tesei, che i giovani e giovanissimi... Le faccio parlare con la Tesei, non con me. Niente, mi fa parlare con chi vuole. La mia dichiarazione è la mia dichiarazione. Non gliene frega che sua... La mia dichiarazione è la mia dichiarazione. Non gliene frega che una sua collega governatrice dica invece... Mi frega di me stesso. Io sono Alessandro Pagano. Che è in prima linea. Ascolti, lei non mi provoca. Lei è bravissimo, ma non mi provoca. Sarà così da qui. Sarà così da qui. A me